tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuovissima reazione LOL Surprise! Un paio di giorni fa ho ricevuto questa busta dalla Giochi Preziosa che vi sembrerà estremamente leggera perché l'ho aperta. È una busta identica a quella che già vi ho mostrato 2 settimane qui sul canale, che conteneva il kit Hair Goals, ovvero una LOL Hair Goals e un fondo per capelli. Avendo visto la stessa identica busta, l'ho aperto per verificare che non fosse la stessa cosa e in realtà dalla busta è uscito questo, una LOL Surprise Bubbly Surprise. È uno di quei kit incredibili che mi ricorda molto quello che abbiamo già aperto qui sul canale, mi sembra si chiamasse Biggie Pets. Se vi siete persi quel video ve lo lascio nelle schede qui in alto, ma oltre a questa dalla busta è uscita anche una letterina e c'è scritto, è un po' stropicciata la lettera, bolle bolle bolle, ecco la LOL Bubbly Surprise. Dopo il successo della LOL Pearl è arrivata un'altra frizzante novità, la Bubbly Surprise, una fantastica borsetta con all'interno 6 bellissime sorprese e in più una LOL e un cucciolo esclusivi, quindi sono super curiosa di aprirlo. Lo siete anche voi? Volete altri video reazioni LOL Surprise? Domani volete il video troppi ingredienti slime speciale carnevale? Lasciate un bel mi piace adesso, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official. Il link per seguirmi lo trovate sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla reazione LOL, questa volta l'ho detto bene, alleluia, saluto Lucia Love e Sara Cinus. Come sempre le regole per essere salutati le troverete giù in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Allora, il prezzo di questa LOL dovrebbe aggirarsi tra i 50 e i 60 euro, quindi davvero tantissimo, però per 6 sorprese più cuccioli esclusivi secondo me potrebbe valerne. Io ho ricevuto questa qui arancione, mi sembra che forse ho visto anche quella di altri colori, ma non vorrei sbagliarmi, mi sembra di averne vista una rosa, ma potrebbe essere un'altra edizione, e ho notato non fatto per uso da bagno, nel senso la bomba da bagno contenuta qua dentro non è fatta per fare il bagno, il che è un po' triste, perché sarebbe stato carinissimo, non per me che registro il video, ma per voi se l'aveste acquistata, lanciare la bomba in acqua, fare il bagno con tutte le bolle, con tutte le cose, e poi trovare una fantastica LOL. Sarebbe stato davvero fighissimo. Io sono molto molto curiosa di aprirlo, ringrazio come sempre la Giochi Preziosi per questi regali, e quindi adesso andiamo subito all'unboxing. E ok, quindi eccoci qui. Allora, qui c'è questa fascetta in plastica dove c'è scritto Limited Edition Bubbly Surprise, aprici un set. E poi qui piccino piccino c'è scritto non ho pensato per fare il bagno. Che cosa bizzarra. Sul retro, vabbè, abbiamo credo le solite avvertenze che andiamo subito a vedere giusto per curiosità. Non mettere il prodotto in bocca, lavare bene le mani. Va bene, va bene, va bene. Quindi andando ad aprire qui, se non sbaglio, c'è una cerniera, infatti eccola qui, andiamola subito ad aprire. Ok, non ci riesco, quindi facciamo così, prendiamo le forbici, tagliamo qui sul retro, ecco qua, la togliamo. Qui abbiamo questa ball arancione, questo cubo arancione, qui ci sono dei cuori, triangolini, pallini, e sul retro c'è scritto LOL Surprise, ci sono delle fascette stringicavo che andiamo subito a tagliare. Poi si apre così, immagino. Oh, allora, quindi c'è scritto prima io, unbox me, unbox me. Ok, aprimi, aprimi. Oh, allora, quindi qui abbiamo 6 sfere. Che all'interno dovrebbe esserci qualcosa di interessante. Potrebbe esserci qualcosa di interessante. Abbiamo il cuore babloso, ovvero frizzantino, che è gigantesco, me lo aspettavo un po' più piccino. E sotto un adesivo in cui c'è scritto che abbiamo trovato Captain Bimbi e Capitan Kitty. Che carine! Queste sono le istruzioni, ok, che ci dice la nostra LOL esce dal cuore e possono cambiare colore e così via. Perfetto, va bene, va bene. Allora iniziamo dalle sferette, sono delle ball arancioni carinissime, tutto tema arancione in fin dei conti, e vediamo, qui dentro dovrebbero esserci gli accessori, quindi abbiamo trovato il vestito, sì, quindi abbiamo trovato Capitan BB, che è carinissima, mi piace tantissimo, soprattutto il gatto sirena, ma questo è il vestitino di sopra, la magliettina, guardatela quanto è carina. Vabbè, stavo dicendo, queste sferette voglio conservarle, e invece è volata giù. Andiamo ad aprire anche la seconda. Qui sono felicissima. Oh mamma, il costume, un secondo costume a sirena, davvero fighissimo. Cioè, è tutto sui toni del dorato, del perla. Ups, oggi sono un po' tremolante, mi cade tutto da mano. Qui dentro c'è qualcosa di un po' più grande, cioè sentite? E anche in queste tre c'è qualcosa di più grande, credo che ci sia la sabbia cinetica. Infatti è una sfera di sabbia cinetica. Ma guardatela che strana!
Ok, quindi qui ho trovato, penso, l'accessorio del nostro gattino. Ok, si è pulito facilissimo. Abbiamo trovato la coda del gattino. Ma che tenero. Vediamo anche come odora. Sì, ha sempre il solito odore di plastica, tipico della sabbia cinetica delle LOL Pets. Ok, però è simpatico il fatto che gli accessori del gatto del nostro pet siano nella sabbia cinetica, un po' come sempre. Di solito ci sono solo le scarpine, però è simpatica come cosa. Andiamo all'altra sfera, che questa si è aperta un po' così tutta strana. E anche qui c'è della sabbia cinetica, però rosa. E qua già intravedo qualcosina, ovvero un altro costumino per la nostra LOL. Che pariata, che figata, ci sono ben tre vestiti quindi. Questo qui è un altro costumino, non c'è altro nella nostra sabbia cinetica, quindi questa è super facile da aprire. E infine abbiamo la terza e ultima pallina. Anche questa sabbia cinetica rosa, quindi qui dovrebbero esserci le scarpine della nostra LOL. Sì, infatti, uno e due, perché erano le uniche cose che mancavano. Anche se per esempio non c'è il biberon, stavo notando. Le scarpine sono queste qui rosa, sono dei sandaletti con la zeppa rosa perlata. Carinissimi, e sono anche super extra mega piccinini, che carini, che teneri. Allora, quindi adesso vediamo di far frizzare la nostra bomba da bagno. Vado ad aprirla piano piano. Ah, devo riempire forse prima la mia. Ok, ho riempito la mia ciotolina. Però se vede, forse ho preferito come big, cioè come questo set. Mi è piaciuto molto di più quello lì Pets, quella Biggie Pets, quelli dove ho trovato MC Ham Ham, come si chiama. Perché, non lo so, questa mi fa strano. Abbiamo questo cuore dal lato rosa e dal lato arancione. Vediamo subito in acqua cosa succede. Ah, come frizza. Strano, tutta questa roba frizzantina è fighissimo il colore, cioè sta diventando tutto di un arancione molto molto carino. Non avvicinate il naso mentre la vostra bomba da bagno frizza. Possiamo velocizzare il processo, ragazzi? No, è immensa. Ci vorrà una vita, resteremo qui una vita. 2000 years later. Ok, intravedo qualcosina qui. Se faccio con le unghie, no, non si rompe ancora, vero? Cioè, è troppo grande questo cuore, ci sta mettendo una vita a sciogliersi. E se consideriamo il fatto che non possiamo utilizzarlo per fare il bagno. Ah, oh, oh mamma! Ok, c'è stato un imprevisto. Il cuore si è aperto, non lo sapevo che si dovesse aprire così. Ho bagnato tutto, va bene. Però facciamo così, tolgo questo, metto questo qui, questo lo tolgo un secondo. Allora vabbè, questa comunque è da finire di lavare. Comunque io non ho aspettato che si sciogliesse, cioè in sottofondo comunque potete sentire ancora lo sfrizzare, lo scoppiettio della bomba. Ma ok, questo comunque ho già detto da lavare. E all'interno quindi ci sono delle buste. Ok, che saranno il gatto e la nostra lollina. Ah, c'è anche il biberon. Vedi, prima avevo detto, ah, ce l'ha. Mi dispiace che non ci sia il biberon, uffi. E invece no, c'è anche il biberon. C'è anche il biberon. Ho appena cercato, meglio per esserne sicura, per non dire stupidaggini nel corso di questo video, ho capito che quindi esistono due LOL, le trovate su Amazon, magari giù in descrizione vi lascio il link di entrambe se volete acquistarle, ma in quella rosa esce una LOL, dovrebbe essere questa qui. Questa qui arancione esce Capitan BB. Quindi queste due LOL sono rare, potete trovarle soltanto in questa. Oh, ma che tenera! In questi set, stavo dicendo. Ma che bello, cioè, guardate i capelli, sono tutti perlati, fighissimi. Questa c'è scritta cambia colore, infatti posso già vedere il cambio. Cioè, vedete, già passando il dito scompare. Quindi questa cambia colore, mi sa che non ci conviene nemmeno più di tanto vestirla. Ci conviene vedere prima il cambio di colore e poi la vestiamo. Biberon, wow! Trasparente con tappo dorato, morbidissimo. Mi piace tantissimo. Ed infine abbiamo anche il gattino che anche cambia colore. Quindi, oh, cioè questo gatto fa, è molto Titanic, tipo ritraimi come una delle tue donne francesi. Però è carinissimo. Allora io adesso li metto entrambi un attimo in freezer per vedere il cambio di colore. Allora, eccoci qui, c'è stato il cambio di colore. La mia LOL ha il costume e svariati tatuaggi. Cioè guardatela qui, ma è fighissima. Mentre al gatto sono usciti altri tatuaggi qui.
Ma che belli, ma che fighi. Comunque le mie review sono sempre così professionali che mi sono resa conto di aver mancato una sferetta. Mentre ero lì che sistemavo, mentre aspettavo il cambio di colore, mi sono resa conto che ho saltato una sferetta e probabilmente sarà l'accessorio, perché mi sono resa conto che non ho trovato nemmeno l'accessorio. Ah no, non è l'accessorio, è l'altra parte del costume. Allora andiamo a vestire subito... Prima il gatto, perché è l'unico che ha un solo costume, e quindi lo andiamo a vestire, il nostro gatto Sirena, che è carinissimo, il nostro Captain Kitty. Poi, per quanto riguarda la Lola, andiamo a vedere il costumino 1 com'è. Questo costumino così a Sirena, che devo dire la verità non mi piace tantissimo, però è carino che ci siano ben 3 vestiti differenti. Abbiamo l'altro costume da bagno con un po' di sabbia cinetica dentro. Vediamo un po' questo com'è. È un po' complicato da infilare. Eh sì che è complicato da infilare. Secondo me si sono dimenticati di fare qualche buchino per le braccia, cioè il taglietto per le braccia, per farle entrare il vestito, perché non riesco ad infilarglielo in nessun modo. Vabbè, dovrò tagliare io, penso. Qui proviamo a fare così. Ecco qua, adesso vi faccio vedere come si mette senza problemi. Adesso abbiamo il nostro costumino, che comunque nemmeno mi piace tanto. Penso proprio che le metterò il costumino base, cioè ero quello lì che è lì nella foto, ovvero il pantaloncino di sotto, la giacchetta e le scarpine. Eccola qui, così è carinissima, a parte con il braccio un po' storto, ma così è carinissima. Adoro tra i due, però devo dire adoro il gatto. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Avete acquistato questa versione? Acquisterete quella rosa? Non le acquisterete perché non vi piacciono? Fatemelo sapere un po' giù nei commenti. Lasciate un bel mi piace se volete altri video Lore Surprise o da aprire ancora un Air Girls qui sul canale. E per iscrivervi al canale cliccate qui sulla LOL, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!